No, una sensazione molto bella, sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di iniziare. No, mi aspetto sicuramente una seconda parte di campionato migliore della prima e ritorno in un girone che conosco veramente bene. No, beh, in questo primo allenamento vedo un gruppo molto affiatato, di tutti bravi ragazzi, quindi c'è solo da fare bene. No, non c'è un giocatore in particolare in cui mi ispiro. Però ci sono vari giocatori che mi piacciono. No, la mia passione principale fuori dal campo è stare in famiglia o stare in compagnia con gli amici. No, ho un rito che quando entro in campo faccio tre saltelli e tre segni della croce. Come nasce? Nasce nella scuola calcio campanile, che poi da lì vado a Milano, nel Milan. E lì a Milano sto 2 anni e poi faccio tutto il settore giovanile all'Ascoli, che la finisco in prima squadra, poi da lì vado ad Aversa in C1 e poi dopo faccio 3 anni a Matera, sempre in C, e poi mi trasferisco a Parma, che poi subito vado in prestito a Trapani, dove vinco il mio primo campionato e andiamo in B. E poi da lì mi trasferisco all'Alessandria e poi siamo qui. Sì, allora l'anno che vincemmo il campionato segnai 2 gol. Il primo gol nei professionisti è stato il secondo anno di Matera, anzi il terzo. No, un'emozione bellissima perché fare gol piace a tutti. È stata sempre un'emozione di tutti i bambini quando uno segna, è una cosa speciale. Un abbraccio a tutti, vi aspettiamo sperando più presto possibile allo stadio. Un abbraccio forte, forza Catanzaro.